Alex Bellini è nato in Valtellina e ha vissuto tra i 1200 metri delle montagne fino a 24 anni. Il mare l'aveva solo visto in occasioni sporadiche fino a quando si è sentito attratto da quell'azzurro infinito come la sfida che gli si è prospettata davanti. Ha attraversato da solo, a bordo di una canoa, prima l'Atlantico e poi il Pacifico, nutrendosi di liofilizzati e utilizzando come unica fonte di energia per caricatori e servizi dei pannelli fotovoltaici. Per questo è testimonial del meeting Sostegno e Innovazione nella Salvaguardia del Mare, esperienze a confronto nell'ambito del progetto Aiutaci a Salvare il Mare, finanziato dalla provincia di Bari. Su quella barca ero equipaggiato con dei pannelli solari, che erano di fatto l'unico strumento che poteva generare energia su quella barca. Ero del tutto autonomo, per 10 mesi ho provato il piacere di essere in armonia e fuso con l'ambiente che mi circondava. Salvaguardare il mare dall'inquinamento è l'impegno di istituzioni, studiosi, appassionati e imprenditori. Che cosa si può fare, assessore? Beh, anzitutto l'opera di sensibilizzazione, informazione e sensibilizzazione. La provincia di Bari sta seguendo questa strada in tutte le attività possibili, quindi dal mare alla raccolta differenziata e così via. Al meeting ha partecipato il Politecnico di Bari con il progetto La Levantina e aziende come la Fluidotecnica San Severino di Bari, Lorenzo Isalberti, presidente di Ingemar per una portualità verde, Antonio Sacchetti, manager di Energenia SAS di Conversano, che ha progettato i pannelli solari per la barca del navigatore solitario Giovanni Soldini, ma anche, tra gli altri, Marco Oliveto, imprenditore barese del settore nautico, che ha brevettato la prima barca pieghevole a vela. La nostra ha probabilmente il pregio di essere la prima barca pieghevole che ha, diciamo, delle basi in termini di disegno e di layout della barca, di una è una barca a vela. E riprende le linee di carina del Dinghy Mirror, che è una barca progettata nel 1962 in Inghilterra per fare scuola di vela del Mare del Nord, e ne riproduce con la soluzione dello scafo pieghevole, che è un nostro brevetto, tutti insomma i particolari, al fine di avere una barca che è molto strutturata, molto rigida, e una volta montata diventa assolutamente comparabile a una barca tradizionale, quindi non pieghevole. Occorre che si assuma fino in fondo ogni normativa adatta a spiegare a chi frequenta il mare, siano esse le grandi imbarcazioni che le piccole, che il mare va rispettato. Secondo aspetto, c'è un problema che riguarda anche la necessità di intervenire nei casi di emergenza, e su questo ogni porto deve essere in grado di intervenire per impedire che l'inquinamento, soprattutto marino, possa determinare ed essere causa di aspetti molto gravi anche per la città. Terzo aspetto, occorre mettere insieme, noi già lo stiamo facendo, un insieme di misure per attenuare l'impatto ambientale, che non è solo un fatto per quanto riguarda i porti legato all'attività nautica, ma anche e soprattutto all'attività dei mezzi che operano dentro il porto. Si deve incentivare moltissimo il consumo di carburanti, di biocarburanti, per inquinare il meno possibile il mare attraverso le imbarcazioni. Bisogna anche incentivare moltissimo l'uso della barca a vela, soprattutto diffondere questa cultura fra i giovani, fra l'altro è una cosa anche molto piacevole, e anche fare formazione professionale, per esempio, che noi potremmo realizzare come province attraverso l'asse capitale umano oppure occupabilità, che possa in pratica prevedere un brevetto per la barca a vela in aggiunta a quelli che sono diciamo momenti formativi più ampi. Lo
stata un'esperienza limitata nel tempo, 10 mesi, ma ha creato un grossissimo precedente. Oggi non ho più scuse, perché so di poter sopravvivere anche con quello che l'ambiente, la natura può donarci. È stato bello proprio anche per questo, per il senso di comunione che ho vissuto a stretto contatto col mare. Quella nave che va da sempre, navigando tra nord e sud, tra l'oriente e l'occidente, e nel mare delle invenzioni, quella bussola per navigare. Un porto sostenibile è possibile? È possibile, dobbiamo assolutamente tendere sempre di più a ridurre l'impatto per migliorare soprattutto l'interazione fra il porto e la città. Il porto non deve essere causa di problemi alla città, ma deve essere vissuto come un'importante occasione di lavoro, occupazionale e di ricchezza. Il progetto Aiutaci a salvare il mare, finanziato dalla provincia di Bari con fondi Poro Puglia 2007-2013, Stato e Regione Puglia, è stato realizzato dall'Associazione Temporanea di Scopo Associazione Toto e Lega Navale Italiana Presidenza Nazionale.